Sabato hanno ripulito parchi e vie del porto e del centro storico. Sono i volentieri volontari, cittadini che si rimboccano le maniche per senso civico e decoro cittadino e che in 10 anni dalla partenza del progetto hanno coinvolto 170 pesaresi. Un progetto educativo e sociale coordinato dall'Auser provinciale che si dirama nei consigli di quartiere e nello specifico dell'ultima iniziativa, quelli di centro storico, porto e mare. Questo progetto sta coinvolgendo tutti i quartieri della città di Pesaro, è un progetto sia di manutenzione ma soprattutto di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini nella cosa pubblica. Quindi, come abbiamo visto stamattina, che abbiamo coinvolto i due quartieri, gli ultimi arrivati, il quartiere 1, centro, e il quartiere 11, porto. I cittadini questa mattina hanno collaborato e sono attivati per la pulizia dell'area del porto e della pulizia dell'area della biblioteca San Giovanni e tutte le vie limitrofe. È stato un momento di condivisione, di partecipazione, ma anche di risultati utili alla collettività, perché sono state ripulite tutte le vie, sono state ripulite le aree limitrofe ai parchi. Quindi ecco, abbiamo unito l'utile al dilettevole, ma soprattutto un senso, un messaggio di sensibilizzazione per i cittadini che diciamo che l'area pubblica è di tutti e spetta a tutti mantenerla e tenerla curata. L'esempio che viene dato da questi volontari è veramente un esempio importante, al di là del fatto del risultato stesso, che questa mattina ad esempio abbiamo sistemato il parchetto davanti alla capitaneria di porto, al di là del risultato in sé è proprio l'esempio che noi riusciamo in questa maniera a dare ai più giovani e a, diciamo, alle tutte le generazioni.